Gli studenti del liceo Elio Vittorini di Gela hanno creato un cortometraggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il trailer del film, che uscirà a marzo 2024, è stato presentato stamattina in occasione del progetto Violiamo. L'idea è nata proprio per evitare che i ragazzi passino, trascorrano le giornate bighellonando. E allora ci siamo detti cosa fare. E abbiamo pensato di dare vita nuovamente alla radio della scuola, Radio Vittorini, il coro della scuola e poi organizzare questo film proprio per la giornata contro la violenza sulle donne e sensibilizzare così i ragazzi. Questo trailer si basa principalmente su una frase di Victor Hugo, infatti anche drammatico, scrittore francese che disse di non amare i corpi, le forme, poiché la morte ci toglierà tutto, dobbiamo amare le anime poiché esse le ritroveremo. La drammaticità di questo film e non il fatto di avere un bel finale sta proprio perché noi puntiamo sulla crudezza, no? Con la crudezza allora cerchiamo anche mediante quello che è l'ausilio della musica di arrivare nei cuori delle persone, di sensibilizzare in una maniera più attiva. La storia racconta di questa ragazza che, morto il padre, naturalmente cerca quella figura paterna, no? Quella figura di un uomo che la possa consolare, che possa stare al suo fianco, ma troverà un ragazzo, no? Quella che è la prima aspettativa del ragazzo angelicato, infine si rivelerà anche un Caino, si rivelerà un omicida. Infatti la porterà a quella che è la sua condanna. Questo è un argomento che mi tocca molto, anche l'argomento del femminicidio, del femminismo in generale. E comunque, essendo anche, interpretando anche una ragazza che è della mia stessa età, certo mi viene difficile perché non ho mai vissuto cose del genere, però posso immaginarle e posso anche capire il dolore di una ragazza che vive queste situazioni. Il progetto Violiamo è stato presentato dall'Associazione Nazionale Save the Woman, che si occupa di promuovere e diffondere soluzioni digitali contro la violenza di genere. Stiamo cercando di essere presenti nelle scuole di ogni ordine e grado con dei progetti nostri che sono proprio progetti di sensibilizzazione all'educazione emotiva e al rispetto che, diciamo, parte tutto da lì, la prevenzione di questo tristissimo fenomeno. All'incontro, introdotto dal dirigente Angela Tuccio, ha partecipato anche il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Luigi Lovalvo. È un progetto di riflessione sulle attività che magari quotidianamente si fanno e la cui riflessione spesso manca, perché tra i compiti della scuola c'è pure quello di educare all'affettività, di educare al rispetto dell'altro. Però spesso si dimenticano queste cose. Allora è necessario che ci siano le giornate che riportano tutti, come dire, a riassumere ciò che abbiamo fatto. E Violiamo è un evento importante, un evento di riflessione. Il fenomeno è in crescita purtroppo su tutto il territorio nazionale. E la cosa importante appunto è intervenire sui giovani, perché chiaramente il violento diventa violento per tanti motivi, dai più piccoli ai più grandi, partendo dai gesti più o meno gravi per arrivare a quelli più gravi. Quindi occorre intervenire quando si è piccoli e quindi nelle scuole.